Allora, la presentazione che seguirà costituisce un importante contributo al progetto SINCALL della Regione Lazio, a cura del professor Chiocchini, e può essere considerata distinta in tre parti: una parte di inquadramento geologico, una parte in cui si forniscono gli elementi principali della geomorfologia, e una parte con un focus sull'attività antropica legata alla estrazione della pozzolana da cui si originano le voragini che vedremo. Il Fosso dell'Almone insiste nel Parco regionale dell'Appia Antica, è un ambiente estremamente particolare sia per le caratteristiche ambientali che conservano gli aspetti della Campania romana, sia per le rilevanze storiche e archeologiche che vi insistono. Per quanto riguarda l'inquadramento geologico, lo studio è stato condotto utilizzando la carta tecnica regionale alla scala 1 a 5.000 e ha permesso di rilevare tre formazioni piroclastiche legate all'eruzione del vulcano dei Colli Albani, oltre ovviamente ai depositi eluvio-colluviali, alluvionali e antropici dell'Olocene. Questa è la successione piroclastica, quindi composta da unità del Palatino, pozzolane rosse e pozzolanelle. E questo è uno stralcio della carta che è stata prodotta, in cui si vede come i depositi antropici siano largamente presenti e analogamente i depositi eluvio-colluviali, soprattutto in sinistra del Fosso Almone. E per quanto riguarda il simbolismo, è bene evidenziare come su questa carta siano presenti e indicati gli affioramenti descritti nel testo che si associa a questa presentazione. Sono poi evidenziate le sorgenti, le cave di pozzolana abbandonate, le gallerie o accessi a reticoli caveali, gli ipogei o le catacombe che sono state riconosciute, le voragini dovute ai crolli degli ambienti sotterranei per coltivazione di pozzolana, quelle recenti in rosso, e i sondaggi utilizzati poi per le sezioni di cui si riportano la traccia della sezione, e la traccia del fosso dei Cessari Spiriti, che è stato messo in evidenza perché in realtà questo non è più visibile a causa del terreno di risulta dei lavori legati all'attività di costruzione della metropolitana, con cui questo carattere del territorio è stato completamente obliterato. L'unità del Palatino è costituita da un tufo massivo caotico con uno spessore fino a 4 metri che affiora limitatamente soltanto in destra idrografica del Fosso Almone. Le pozzolane rosse invece sono largamente rappresentate con 19 affioramenti, una porzione basale visibile alla Vaccheria Caffarella, caratterizzata da un tufo massivo caotico in cui sono ben evidenti scorie nere, leucite e litici di lava. La porzione superiore vede invece due unità di flusso, un livello di palosuolo, ancora un particolare del tufo, in questo caso coerente con leucite e litici di lava ben evidenti. In località invece Cessari Spiriti l'aspetto è di un tufo massivo caotico di colore viola e in questo caso un particolare del tufo poco coerente. Quanto alle pozzolanelle, questo è presente come un tufo massivo caotico giallastro in matrice cineritica con biotite e leucite. I depositi alluvionali, che spesso peraltro si accompagnano a cumuli di rifiuti solidi, come qui evidenziato in basso a destra di questa diapositiva, sono abbondantemente presenti. E altrettanto i depositi eluvio-colluviali presenti in sinistra del fosso e lungo le vallecole, sia in destra che in sinistra idrografica. Riportiamo le stratigrafie dei sondaggi solo per dare un'idea di alcune caratteristiche peculiari. I simboli dal 2 al 7 possono essere considerati come depositi alluvionali e gli spessori sono notevoli. Peraltro nel sondaggio S1 è stata intercettata la formazione di Valle Giulia. Il deposito antropico è sempre presente e raggiunge degli spessori anche maggiori dei 14 metri e alla base delle pozzolane rosse è presente la formazione di Monte Vaticano. Seguiranno delle sezioni, questa è per dare un'idea di come siano state tracciate, in corrispondenza ovviamente delle stratigrafie dei sondaggi dove preferibile. Questo per dare un'idea del pacco di depositi alluvionali che raggiunge anche dimensioni maggiori ai 20 metri. Il Fosso dell'Almone si sviluppa in un contesto caratterizzato da rilievi collinari costituiti da pozzolane rosse, il cui substrato è rappresentato dalla formazione di Montemario.
Elementi di geomorfologia: il fosso Almone ha una lunghezza di 21 km, un bacino di 54 km quadrati. Questo modello digitale ben evidenzia come sia l'aspetto anche tipico di queste circostanze geomorfologiche nell'ambiente di Roma, quindi delle valli pianeggianti bordate da rilievi tufacei. La piana alluvionale ha una pendenza di 7 gradi circa e si sviluppa tra 30 e 15 metri sul livello del mare. Le sommità dei rilievi sono per lo più subpianeggianti, è abbondantemente presente anche da questa sezione, si capisce, il deposito antropico in grigio. I versanti hanno una pendenza di 40-70 gradi. Per quanto riguarda l'erosione, questa lineare è poco sviluppata, per lo più in sinistra del Fosso Almone. Analogamente i movimenti gravitativi sono limitati a piccole frane come questa di crollo nelle pozzolane rosse alla vaccheria Caffarella. Venendo all'attività antropica e quindi all'estrazione della pozzolana, l'attività ha interessato la formazione delle pozzolane rosse per produrre malte idrauliche e si è protratta fino agli anni 60 del secolo passato. Alcune gallerie sono poi state utilizzate come luoghi di culto e di sepoltura e il metodo di coltivazione è stato quello di camere e pilastri. Sono state riconosciute 7 zone di cave abbandonate e 14 di gallerie e cavità. Venendo proprio a queste ultime, ecco un altro stralcio della carta precedentemente vista. Questi sono gli ipogei o le catacombe, questi gli accessi delle gallerie e queste invece le cave di pozzolana abbandonate. Già la topografia del 24 dava evidenza della presenza di voragini legate alle precarie condizioni di stabilità delle gallerie e questo stralcio della topografia del 24, indicato con le frecce nere, fa vedere come già una topografia evidenziava la presenza di voragini. Alcuni esempi di cava abbandonata e peraltro di emergenze archeologiche importanti, come precedentemente detto, in questo caso un sepolcro del secondo secolo avanti Cristo. Cava abbandonata nelle pozzolane rosse, si riconosce la geometria a semicerchio. Interessante poi quest'altra area estrattiva abbandonata con cava e 2 gallerie. Questa è un'immagine del fronte di cava abbandonata. Dietro a questi capannoni, queste sono le circostanze che si hanno, quindi l'imbocco di gallerie peraltro ben tenute anche per la presenza di pareti consolidate con calce sia in questo imbocco che nel secondo a 100 metri a monte della precedente. In alcuni casi invece la manutenzione non è la stessa e gli imbocchi delle gallerie sono in queste condizioni, invece in altri casi si è provveduto con degli impedimenti fissi che impediscono l'accesso. Si nota pozzolane rosse con i numeri 1 e 2, le due unità di flusso, sia in questa diapositiva sia in quest'altra, versante destro del fosso Almone a sud-est della vaccheria Caffarella. Come noto, le voragini hanno forma di solito ovoidale o irregolare e sono l'espressione superficiale dei movimenti di sprofondamento dovuti ai crolli nelle gallerie e cavità, sede di escavazione dell'estrazione della pozzolana. Quelle recenti, ovvero posteriori al 2002, sono ascrivibili a eventi piovosi prolungati, mentre quelle più antiche sono coperte da vegetazione arbustiva più o meno densa. Sono state riconosciute 35 voragini sul rilievo collinare in destra del Fosso Almone e 25 su quello in sinistra. 7 di queste sono di formazione recente con profondità tra i 3 e i 6 metri. Altre voragini invece non sono più riconoscibili per intervento antropico. Queste sono le voragini antiche e con le frecce rosse invece le voragini recenti. Una voragine recente priva di recinzione sul rilievo collinare in destra del Fosso Almone e altrettanto recente, altrettanto priva di recinzione sul rilievo collinare in sinistra del fosso stesso. In alcuni casi ci sono degli interventi di tamponamento che risultano inefficaci o inefficienti, nonché abbandonati. Le vecchie voragini sono generalmente in qualche modo coperte da una vegetazione arbustiva abbondante che non permette l'avvicinarsi, ma allo stesso tempo nasconde delle rifiuti come un'automobile in questo caso.
Un piccolo accenno all'attività antropica per la costruzione del collettore fognario, perché dalle foto aeree del 70 è ben evidente, con queste tonalità più chiare messe in evidenza anche dalle frecce nere, come a seguito della costruzione del collettore i depositi antropici si sono largamente accumulati in questa direzione principale. Lo stesso commento vale per questa. In conclusione, questa mappatura è un importante contributo al progetto Sinkholes della Regione Lazio e si suggerisce per particolari situazioni critiche come quella dell'area del Fosso Almone, in un contesto urbano peraltro, di utilizzare la scala CTR 1-5000. È inoltre necessario che le autorità competenti si adoperino per mettere in sicurezza le voragini e le cavità dell'area del Fosso Almone allo scopo di salvaguardare i numerosi visitatori che la frequentano. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'interessante presentazione.